Controordine compagni, anche in Campania le scuole potrebbero riaprire il 14 di settembre, data indicata dal governo contro cui la regione Campania aveva pure ingaggiato una durissima polemica. Che senso ha aprire il 14 se dopo qualche giorno bisogna richiudere per allestire i seggi per il voto del 20 e 21 settembre? Una motivazione sensata, tutto sommato, sulla quale il presidente De Luca annuncia una possibile marcia indietro dopo che il commissario per l'emergenza scolastica, Domenico Arcuri, ha annunciato uno screening sull'intero territorio nazionale per il personale docente e non docente della scuola. Giorno più, giorno meno, ci sono ben altri nodi, linee guida un po' contorte, distanze dinamiche, distanze statiche, distanze boccali, gli spazi che non tutte le sedi scolastiche hanno a disposizione, quindi l'incubo dei doppi turni, non solo, ma c'è anche la didattica integrata, in pratica la scuola a casa, come può funzionare e non ha funzionato durante l'emergenza coronavirus, soprattutto in territori che hanno una connessione ballerina quando ce l'hanno. Ne parliamo a Studio Sera, la cronaca in primo piano con Erika Pricariello, segretaria generale del comparto cultura della CGIL, e con il consigliere delegato del comune di Avellino, Geppino Giacobbe. Sulle paure degli italiani a tutte le latitudini rispetto all'immediato futuro, maturate queste paure, queste incertezze durante l'emergenza sanitaria, parleremo con Giuseppe De Rita, il presidente del Censis, che proprio ieri ha pubblicato un rapporto nel quale peraltro viene segnalata la emotività che costituirà, secondo il Censis, il principio regolatore dei nostri comportamenti da qui all'immediato futuro. E quando c'è emotività significa che la razionalità perde anche molto terreno, con tutte le possibili conseguenze che questo comporta. Infine vi racconteremo la storia, anzi ce la racconterà lei stessa, di Concetta Catapano, ospite del Rubilli di Avellino. Oggi compie 105 anni. Carissimi e affettuosi auguri. Tutto questo a Studio Sera, la cronaca in primo piano, a partire dalle 21.15 su Prima TV, anche in streaming ed anche in diretta Facebook. Vi aspetto.